Davide, ciao! Ciao! Allora, ma qui io vedo qualcosa che conosco dal punto di vista proprio di accumulo di energia. Cioè, quella batteria rossa che abbiamo là sotto, da dove arriva? Mi ricorda qualcosa, Ti ricorda qualcosa? Ragazzi, 3 anni fa, praticamente ormai 3 anni fa, telefono a Davide e gli dico, ma perché non facciamo un... stavo pensando a un qualcosa, un sì, food truck elettrico. Sì, va bene, okay, è stato così, la chiamata è stata così, in 5 minuti ci siamo messi d'accordo ed è stato un bel successo e ragazzi, è ancora lì, guardatelo, carico e pronto per una nuova iniziativa che si chiama E Viaggio Italiano, in cui siamo ben coinvolti. E DS Veicoli Speciali, da leader, è andata comunque avanti anche sull'elettrificazione di altri mezzi. E qui ne abbiamo uno conosciutissimo, Davide. Eccolo qua. E di cosa si tratta? La nostra bambina, la nostra ape. Veramente. Finalmente in elettrico. Finalmente in elettrico e hai scelto una batteria italiana. Poi una batteria promesso, che... perché ti ricordi, avevamo promesso. È vero. Che sarebbe arrivato. È vero. Un po' in ritardo. Essere... Vabbè, ci vuole il tempo, ragazzi, perché poi non è semplice in Italia. No. Per chi ha seguito il retrofit lo sa, in Italia è molto difficile seguire questo fronte, però tu ce l'hai fatta alla fine. Eccolo qua. Ce l'abbiamo fatta, finalmente ce l'abbiamo e quindi speriamo di vederla in tutti i centri storici, entrare facilmente e vedere i nostri clienti che possono operare con un mezzo finalmente green, completamente green. La cosa bellissima che ho visto è che tu hai tenuto tutto quello che è il know-how di allestimento caldo-freddo, ad esempio di VS, quindi c'è in allestimento, per vuoi farci la coffee machine? Esattamente. Puoi trasportare freddo e caldo? Che sia retail o sia delivery, assolutamente abbiamo creato e stiamo creando in realtà, perché lo lanceremo penso ormai a settembre. Beh, allora lo lanciamo insieme. E io spero di sì. Vai. Bene. Ci vedremo poi dalle vostre parti. Oh, vedete, mi sono fatto fare la promessa prima. Con te è sempre così, in realtà. Esatto. Ti anticipiamo sempre. Fantastico. E quindi si presenta un mezzo, signori, tra l'altro, per chi vuole scendere nel tecnico, la batteria italiana Kitec, quella con cui ci siamo trovati alla grande sul Future Trailer, quindi una capacità incredibile, una stabilità incredibile. L'abbiamo detto prima, Future Trailer è fermo da un anno, è rimasto al 90% senza problemi. È una delle batterie assolutamente migliori, perché non c'è confronto rispetto ad altre soluzioni che abbiamo utilizzato in passato, nettamente migliore, prestazioni incredibili, sono batterie affidabili, batterie che ti garantiscono assolutamente di poter lavorare serenamente. In questo caso secondo me era la scelta ovvia, non poteva esserci scelta differente, anche in base all'esperienza che avevamo avuto precedentemente, quindi siamo fatti un po', raccolto un po' di dati in quel tour e abbiamo testato in vivo quello che vuol dire utilizzare una batteria così. Guardate il powertrain, il lavoro che è stato fatto con un'altra azienda italiana e commissionato da Davide è stato un lavoro professionale, non si è scelto un motorino in corrente continua, un giocattolo, qui si è fatto tutto, tra l'altro ci sono ancora le marce, Davide. Assolutamente sì, si è mantenute le caratteristiche meccaniche comunque originarie, in modo tale che possa mantenere comunque la garanzia della casa madre Piaggio. E poi è stato montato un motore a magneti permanenti, quindi è assolutamente un motore che ci garantisce affidabilità, efficienza e durata nel tempo. Questo APE è fatto per durare decenni, non poco tempo, per non puzzare e muoversi nei centri storici. Abbiamo tutti gli adattatori per caricarlo ovunque, lo carichi a casa, lo carichi nel magazzino, vuoi caricarlo alla colonnina di ricarica, si può fare. Ripetendo, il mercato di DS Veicoli Speciali, principalmente estero, mi dicevi, ormai comunque ormai sempre sì, quello, ormai e questo piace alla grande all'estero. Piace ovunque, veramente. È incredibile il riscontro che si ha tutti i giorni nei paesi più diversi. Ormai non c'è emisfero che tenga, abbia. Ormai sì, vogliono il 3 ruote, è pratico, ma poi immaginate anche nei centri storici italiani come si muove alla grande per il trasporto, per le consegne di prossimità. O gli allestimenti che vi vengono in mente, perché io e Davide in questi anni, quando sono venuto qui da lui, ho sempre visto gli allestimenti più strani, infatti non mi fa mai fotografare all'interno, e particolari, quindi avete un'idea, c'è VS Veicoli Speciali. È bello poi aver visto questa evoluzione di un'idea che veramente alzando il telefono ha ritrovato il tuo riscontro immediato, che poi un po' piano piano si evolve e diventa questo. Grazie Davide, allora a settembre. A settembre. Ciao.